I miei genitori, quando cominciai a fare culturismo, non sapevano neanche di cosa si trattasse. Finché lo portai con me mio padre, facendogli vedere gli esercizi che facevo in palestra. Lui si entusiasmò e decise di fare sollevamento pesi per rinforzare i muscoli delle braccia. E così cominciò ad appassionarsi a questo sport, specialmente dopo che vinsi la mia prima competizione internazionale. Era la prima gara a cui partecipavo e conquistai il titolo di Mister Europa Junior a Stuttgart, in Germania. Quando tornai a casa con quel trofeo, i miei genitori mi guardarono con orgoglio e, mostrando la mia fotografia, dicevano a tutti: «Questo è il nostro figlio». Mio padre era il capo della polizia in Austria, in una cittadina che si chiama Graz. Io sono stato educato severamente perché, essendo il figlio di un poliziotto, dovevo sempre dare il buon esempio e non potevo mai sgarrare. Per questo motivo mi sentivo soffocare in casa. Ho sempre saputo che il mio posto era in America. E già quando avevo 10 anni, sognavo di potermici trasferire e di diventare un grande culturista. Sì, il più grande culturista del mondo. Aiuto! Hai coraggio! Non fare la cifra. Ha paura di cadere. Tieni, prendi questo. Non credevo di divertirmi. Di più le gambe, ok? Voi dovete stare via ai suoi piedi, abbracciarlo. Aggrappatevi bene alle sue ginocchia, ok? Togli le mani, dai. Cominciare. Dai, toglili. Sì, ma non dovete limitarvi a guardarlo. Abbracciatelo e cercate di essere un po' più sexy, eh? Beh. E tu, Arnold, piega quel dannato strumento. Avanti, bella, gioca con i suoi capelli. Ok. Pensavo fossi più forte. Cercate di essere più appassionate, ragazze. Accarezzatelo con dolcezza. Sandy, potresti abbassarti un pochino? Sì, devi avvicinare la testa, cara, così. Così va bene. Perfetto, bene, bene. Ok, ora ci siamo. Bene, fermi. Fred, how? Tu bevi mai il latte, Arnold? No, io mai. E perché non lo bevi? Il latte è per i bambini. Quando si diventa adulti è meglio bere la birra. Io sono sempre stato attratto da uomini potenti, come i dittatori e i capi di Stato. Mi colpivano in particolar modo le persone che riuscivano a farsi ricordare per tanti secoli. Sai, quegli individui che fanno parlare di loro per millenni nella storia. Thank you.